Intervista impossibile alla Eudomia Bonanni è il tema del bando di concorso per studenti iscritti all'Ateneo Aquilano, indetto dal Comitato Scientifico del Premio Letterario Internazionale L'Aquila Biper, intitolato alla Eudomia Bonanni. L'obiettivo è quello di valorizzare nella sua terra d'origine l'esempio letterario, umano e professionale lasciato in eredità dalla scrittrice aquilana. Vogliamo coinvolgere sempre di più gli studenti. Questa volta puntiamo agli studenti, alle studentesse delle facoltà aquilane, a cui chiediamo un contributo anche originale, perché il bando prevede la presentazione di una intervista impossibile alla Eudomia Bonanni. Ovviamente per comporre un'intervista impossibile bisogna conoscere l'autrice, la scrittrice, e quindi così stimoliamo il sapere, ma anche la curiosità, anche l'idea, anche il talento, anche se vogliamo un po' di genialità per inventare una cosa che è impossibile fare. E naturalmente ci sarà un premio in denaro e poi la premiazione quando ci sarà la cerimonia finale dell'edizione di quest'anno. Il bando è riservato agli studenti iscritti a lettere, scienze dell'educazione e della formazione di primo livello, magistrale a ciclo unico e studi letterari e culturali da magistrale. Dovranno presentare un elaborato originale sotto forma di intervista impossibile alla Eudomia Bonanni. I candidati potranno partecipare entro il 30 settembre. Il vincitore riceverà un premio in denaro, 1000 euro, con la consegna nei giorni clou dell'evento. Noi siamo molto contenti di questa estensione, il bando, il premio esce fuori un po' dal perimetro della poesia, si apre alla riflessione, si apre ai giovani universitari che studiano materie umanistiche e quindi possono raccogliere dall'esempio di Eudomia Bonanni degli spunti interessanti che dialogano con temi attuali della nostra contemporaneità. Biper è sempre stata accanto al premio Eudomia Bonanni, sin dalla sua nascita si è sempre posta non come sponsor che sostiene economicamente il premio, bensì come partner che è attivo e quindi come tale nella promozione di iniziative, di progetti come questo. Quindi siamo molto felici che sia stata accolta questa nostra richiesta.